Italia aveva la presenza di questo grande maestro, ma una presenza soprattutto personale, perché ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il maestro Gian Cappelli, eravamo iscritti nella stessa associazione e molte volte ci siamo incontrati, abbiamo cenato insieme, mi chiamava, mi invitava nel suo laboratorio a Pagliarone. Ricordo molto oggi una persona disponibile, una persona generosa, una persona anche molto umile, nonostante il lusso e il rilievo che avesse anche a livello internazionale, nonostante la grande arte che sapeva rappresentare. E il maestro Gian Cappelli piace e non si può non amare, perché lui rappresenta quella che è la nostra terra, le bellezze della nostra terra, il mare, quello che mi ha colpito, il mare è un po' nella vita di tutti noi, noi siamo persone vicine al mare, cresciute vicine al mare, e lui amava rappresentare nelle sue bellissime ceramiche il colore del mare attraverso la luce delle lampade. Proprio perché il mare era probabilmente impresso nella sua memoria già da bambino, per i rapporti familiari, per il mestiere che faceva suo padre. E quindi questo non poteva non comunicarlo attraverso la sua arte, cioè le bellezze della nostra terra attraverso i colori della fantasia, della memoria, dell'affetto. E io penso che noi dovremmo conservare la memoria di questo grandissimo artista e anche il rispetto per la sua arte e il rispetto per l'amore che noi abbiamo per la nostra terra, vederla attraverso i suoi occhi con i suoi meravigliosi colori. Benvenuti, è un grande piacere avervi qui ad attivarvi nella scuola di Amicis, portate un momento di grande cultura e soprattutto ricordo bellissimo di questa persona amica. Quando una persona poi mi dice che ha conosciuto papà, che ha delle opere, che è stata amica, come gli amici che abbiamo invitato a parlare, e invito Alfonso Andri, l'amico di papà, a fare un attimo a ricordarlo. Non è un compito facile parlare di Gian Cappelli e farlo così. Però forse è più bello che sia fatto in questo modo, un ricordo di Gian Cappelli, perché la vivacità culturale di quest'uomo e di quest'amico è qualcosa di veramente unico e di irripetibile. Io ho avuto l'orgoglio per l'appunto di essergli amico, l'ho conosciuto quindi non solo come artista, ma come uomo, come intellettuale raffinato, come persona che è stata sempre attiva sul piano della curiosità culturale. È stato ricordato il suo rapporto con il mare e lo specchio di questo suo rapporto, o per così dire il riflesso, l'esito di questo rapporto nelle sue opere, ma toccherà ad altri parlare di lui dal punto di vista artistico. Io voglio ricordarlo semplicemente per la sua attività sempre fervida, lo ricordo, come ho detto, in un'altra circostanza. Lo ricordo al volante della sua macchina arrivare in cima al mondo pur di raggiungere un concerto, per esempio a Ravello. Magari, come ho detto anche, con uno sguardo e una preoccupazione di Maria Grazia, dei figli, di Paolo, degli altri figli, tutti, li saluto tutti quanti. Però sempre con questo spirito autonomo e libero, anche nell'ancoraggio saldo alla famiglia e ai suoi valori migliori. Perché Giovanni è stato anche questo, è stato anche un grande narratore. La capacità e l'abilità narrativa di vostro padre è anche quella, diciamo, piuttosto irripetibile. Poi era anche sapientemente condita dalla cadenza e dalla scansione, quindi mi sembra, come sembrerà a tanti di voi, di risentirlo, perché il racconto delle sue opere, ma il racconto della sua vita, era costante. In ogni momento di un incontro capitava, come dire, un riferimento al vissuto, al passato ma anche al presente, ma sempre uno sguardo lungo proiettato verso il futuro, che poi è quello che oggi ci mette nelle condizioni migliori per poter parlare di lui. Parlare di lui come si parla di una persona presente, questa è la grande fortuna degli artisti. Tutti restano nella memoria e nel sentimento di ciascuno, gli artisti restano con qualcosa in più.
e quando abbiamo provato a ricordare Gian Cappelli come era giusto che accadesse in vita, qui consentitemi un solo riferimento di carattere artistico e anche di carattere istituzionale, lo abbiamo fatto attraverso la provincia un annetto prima che io concludessi il mio secondo mandato, con una grande sua mostra, un bellissimo catalogo al Tempio di Cremona, lì dove gli spazi consentivano anche di ospitare sue opere piuttosto imponderanti sotto ogni punto di vista, ingombranti anche sotto il profilo dell'impegno che aveva profuso per realizzare, l'orgoglio di tanti salernitani che hanno visto attraverso quella iniziativa, attraverso una mostra, attraverso un catalogo che è rimasto nel tempo, riconosciute l'arte e l'opera di Gian Cappelli. Credo che sia sempre poco, perché tutto quanto è stato ed è oggi e sarà nel tempo Gian Cappelli è ancora per buona parte da scoprire. Sarà da scoprire attraverso le tracce che di sé ha lasciato in tanti luoghi, non sempre e soltanto sul territorio nazionale, molto spesso anche all'estero. E allora io avevo portato con me semplicemente una frase, perché volevo concludere questo brevissimo telegrafico ricordo di un uomo elegante, che è rimasto elegante fino alla fine, ma elegante innanzitutto e soprattutto interiormente, per quello che ha rappresentato per sé, per la comunità sociale che lo ha accolto, per gli artisti che lo hanno avuto come un riferimento, per gli amici che in lui hanno visto sempre una persona a cui riferirsi e con cui confrontarsi. Naturalmente in primo luogo per la famiglia. Ecco, Giovanni è rimasto ed è questo, e noi nell'essere così inorgogliti per averlo ricordato e per averlo celebrato come meritava, forse con un po' di ritardo, ma comunque con un gesto che penso sia rimasto nella memoria di tanti salernitani, gli chiedemmo di introdurre il catalogo delle sue opere esposte in quella mostra. Siamo nel maggio del 2003, attraverso un suo scritto, ne ho riprodotto semplicemente la parte conclusiva, dove è condensata la personalità dell'uomo, quella eleganza che poi voi avete voluto raffigurare fino alla fine, attraverso quel bastone, attraverso quel papillon, attraverso lo smoking, e appunto per tenerlo vivo e presente anche nella migliore rappresentazione di sé. Quella eleganza esteriore per l'appunto era niente altro che la raffigurazione di un'eleganza interiore che ciascuno di noi ha potuto scoprire nel tempo e nel rapporto con lui, ha saputo e voluto portare con sé. Ciascuno di noi la porta con sé. Egli dice, nella parte conclusiva di questa dedica che fu riprodotta manoscritta sul catalogo, dedico le pagine che seguono, racconto del lavoro di tanti anni, alla mia famiglia, vanto ed orgoglio mio, ed al bene immenso che ci manca. Naturalmente a lui mancava un bene, a noi manca tanto, un uomo, un amico, e manca un artista come Gian Cappelli, ma il grande conforto per l'umanità, per quella umanità che ha dentro di sé, per la umanità intesa in senso più ampio, che guarda alle sue opere con attenzione e con ammirazione, è quello di appunto il conforto di conservarne la memoria attraverso queste opere che non moriranno mai. Quindi si fa bene sempre a ricordare Gian Cappelli, perché si ravviva il suo ricordo, ma soprattutto si scrive attraverso le sue opere una bella pagina di futuro.